Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Mezza Catania senza acqua e senza luce, ospedali, farmacie e studi medici in affanno. E c'è chi sceglie l'albergo per il caldo soffocante. Il ministro Musumeci severo con Enel, la rete è inadeguata. Paralisi totale a Fontanarossa, 8 giorni dall'incendio, ancora passeggeri dirottati da Catania a Palermo senza preavviso, altri costretti a trascinarsi i bagagli sulla pista con più di 40 gradi verso l'improvvisato terminal arrivi. Caos anche alle partenze, viaggiatori senza informazioni e assistenza. A Marsala, un immobile confiscato alla mafia diventa un centro per i giusti di Sicilia. Il ministro Piantedosi impedire che gli altri beni sottratti ai clan finiscano abbandonati. A Lampedusa, risse e fughi di migranti dall'hotspot sempre affollato. La polizia ha scoperto una serie di strutture turistiche fuori norma. La rabbia e la disperazione dei siciliani che tra poco saranno costretti a rinunciare al reddito di cittadinanza. Solo 113 offerte di lavoro finora per oltre 500.000 di domande di occupazione. Calcio, sotto lo sguardo attento di Tabiani e della dirigenza rossazzurra, il Catania lavora a Zafferana. Sul fronte mercato si aspettano novità per la punta. Al nostro telegiornale Ross Pelligra parla del futuro del club. Ben trovati. Mezza Catania senza luce né acqua, interi quartieri al buio nei giorni più difficili dell'emergenza caldo. C'è chi ha scelto di andare in albergo e i disagi non risparmiano neanche gli ospedali. Lorena Dolci. Sì, è mancata l'acqua. Una giornata intera giovedì scorso e questa mattina al nostro risveglio ancora eravamo sprovviste. Ogni giorno. E stiamo appizzando magari cose in dei congelatori. Da Cibali a Librino, da San Cristoforo a Lungomare, il coro è unanime. Mezza Catania è senza luce né acqua, proprio nei giorni più difficili di un'emergenza senza precedenti. C'è chi, senza corrente e con punte di 40 gradi, ha scelto di andare in albergo. Chiaramente ventilatore spenti, acqua pochissima. Abbiamo cercato di dormire in terrazza, ma insomma si può fare una volta, la seconda volta è impossibile. E quindi io mi sto appoggiando in albergo e mio figlio ha trovato degli amici per rimanere là. Quindi nel frigorifero tutto quello che hai puoi buttare? Sì, già ho iniziato a buttare e stasera c'è l'organico, quindi ora mi... Qua c'è tutta... Vedi, guarda che c'è qua. Che poi ce l'avessero detto prima, magari alcune cose noi non le compravamo. Nello stesso palazzo di via Martoglio, una traversa di via Plebiscito, anche uno studio dentistico è rimasto al buio. Siamo qua bloccati con enorme disagio da parte nostra e per i nostri pazienti, soprattutto quelli che avevano urgenza di venire, anche perché fra poco vanno in vacanza. Professionisti e commercianti, tutta la filiera produttiva paga a caro prezzo i disagi di questi giorni. Ecco lo sfogo del titolare di uno dei più rinomati bar di Catania. Ma voi come state lavorando adesso? Stiamo lavorando, no, signora, le dico la verità, stiamo lavorando con le autobotti, ma è una situazione che è insostenibile. Sta vedendo i frigoriferi che funzionano con un ricircolo d'acqua, ci vogliono almeno 10.000 litri di acqua all'ora. Questa è la situazione che è. Siamo costretti tra un po' a chiudere un'altra volta. L'emergenza caldo e blackout a macchia di leopardo non risparmiano neanche gli ospedali. Dal Garibaldi al Policlinico al Cannizzaro i nostri telespettatori segnalano reparti bollenti, privi di aria condizionata. A Catania il ministro per la protezione civile Musumeci convoca un vertice in prefettura per affrontare il tema dell'emergenza blackout. Al tavolo c'era anche Enel. Luca Ciliberti. L'ultima domanda, i cittadini del PNRR gli interessa poco, guardi, vogliono sapere quando torna la normalità. Scusate. Quello che vedete andare via allargando le braccia è uno dei due tecnici dell'Enel invitati al vertice in prefettura sull'emergenza blackout a Catania.
Le previsioni diciamo sono ancora per domani negative, ma appunto stiamo lavorando, avendo rinforzato la nostra squadra, contiamo di normalizzare la situazione al più presto. Nelle voci della bolletta elettrica si chiama costo di trasporto, gli utenti lo troveranno contabilizzato anche nella prossima. Eppure la rete elettrica a Catania è inadeguata perché si scioglie al sole. Così il ministro Musumeci vuole vederci chiaro, ma le risposte lo lasciano francamente basito. Fin tanto che la temperatura supera i 40 gradi, gli operai dell'Enel non risolvono il problema. È inutile girarci attorno e fare filosofia. Interi quartieri al buio a Catania e nell'Interland. Stiamo pagando da un lato cambiamento climatico al quale già da qualche anno avremmo dovuto guardare con più attenzione, dall'altro lato una infrastruttura che non appare assolutamente adeguata al nuovo contesto. I sindaci faticano a dare risposte ai cittadini. È un'emergenza a macchia di leopardo che coinvolge tutti i comuni della provincia di Catania. Quali sono le soluzioni, al di là diciamo, del prendere atto? Sono quelle di utilizzare le power station in questo momento, che sembra l'unica soluzione gestibile nel momento emergenziale. Dalla riunione ancora non sono emersi tempistiche certe di risoluzione di quelle che sono le tematiche appunto in via generale, per cui, visto il gran caldo che si teme nei prossimi due giorni, c'è anche il rischio di subire ulteriori stacchi. La protezione civile prova a portare gruppi elettrogeni nelle zone più disagiate. L'Enel ha messo in campo oltre 500 tecnici che provano a riparare i danni, ma il ritorno alla normalità sembra davvero ancora distante. Paralisi totale a Fontanarossa. A 8 giorni dall'incendio, ancora passeggeri dirottati da Catania a Palermo senza preavviso, altri costretti a ritirare i bagagli sulla pista e a trascinarsi con più di 40 gradi verso l'improvvisato terminal arrivi. Caos anche alle partenze, viaggiatori senza informazione e assistenza. Torino De Mana. Arrivano così, sotto il sole a picco, con temperature che sfiorano i 50 gradi, trascinando i loro bagagli presi direttamente sotto la stiva dell'aereo, sulla pista. Quasi un fai da te per uscire dall'inferno originato da un incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, che 8 giorni fa ha mandato in tilt l'aeroporto Fontanarossa di Catania e come effetto domino anche gli scali di Palermo, Trapani e Comiso. Il caos è servito tra partenze improvvisate, voli cancellati o spostati all'ultimo momento, beffando anche questa coppia di ragazzi originari di Nissoria che per motivi di lavoro doveva tornare in Inghilterra. Prima il volo cancellato, poi dirottato in extremis da Catania a Palermo. Risultato, aereo perso e tanta rabbia. Siamo venuti a Catania perché il volo partiva da Catania e ci hanno fatto sapere che in realtà il volo è stato dirottato a Palermo. Non possiamo ritornare a casa, dobbiamo andare a lavorare. Il caos è servito in partenza ed in arrivo, dove sembra beffardo anche questo murales. I bagagli erano messi buttati a terra. Benvenuti dove? Nel paese dell'abbandono. Spiazzati anche gli operatori che si occupano del trasporto dei passeggeri, gli NCC, che in pratica non sanno neanche dove aspettarli. Io spero che sia il posto giusto, perché ovviamente è da 10 minuti che giro. Riusciamo ad entrare in aeroporto mentre un operatore chiama a gran voce i passeggeri diretti a Roma Fiumicino. È vergognoso, c'è una fila di centinaia di metri e non c'è un responsabile, non c'è un coordinatore, non c'è uno steward che dia un'informazione. Nel 2023 si devono dimettere queste persone, sono assolutamente inadeguate e incompetenti. Ho visto mamme con neonati, ho visto anziani in difficoltà, in coda, privi di assistenza. Qualcuno si sente male, il caldo gioca brutti scherzi e in questo stanzino adibito ad infermeria non si ferma l'attività dei soccorritori. La gente è un pochettino sottoposta a stress sia psicofisico che anche proprio dal caldo che non tende a mollare ancora la presa. E la pazza estate di Catania è soltanto all'inizio. A Marsala, un immobile confiscato alla mafia diventa un centro per i giusti di Sicilia. E il ministro Piantedosi impedire che altri beni sottratti ai clan finiscano abbandonati. Laura Spanò. Una giornata dal grandissimo valore simbolico, quella di oggi, dedicata al tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Presente il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Prima tappa a Marsala per la cerimonia di intitolazione alla memoria del prefetto Fulvio Sodano di un bene confiscato in Piazza della Vittoria, destinato dal comune a ospitare il centro socioeducativo I Giusti di Sicilia. Di grande priorità per il valore simbolico, ma anche per il valore sostanziale. Come abbiamo detto, ci sono stati dei
punti di impegno molto forti del governo per rilanciare, rinnovare la capacità dell'Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia. Cerimonie come queste sono di grande valore simbolico e sintetizzano un po' tutta l'importanza di questa gestione, quindi sicuramente ci sarà un impegno fortissimo. Riguarda tutta la Sicilia, perché sottoscriviamo accordi importanti con la Regione Sicilia, e voglio ringraziare il Presidente Schifani e tutta la Giunta regionale, perché sono accordi che tendono proprio a migliorare la possibilità e di incrocio di domande e offerte sulla possibilità di recuperare i beni a destinazione sociale, ma anche con il sostegno e il contributo importante della Regione Siciliana. Ma è un giorno importante anche per la famiglia del prefetto Sodano, che si è distinto in questo territorio per l'impegno a difesa della legalità. E si aprono le porte di quella speranza, di quei sogni, che spero che non siano più sogni, ma che diventino realtà come normalità. Presente alla cerimonia anche il vescovo della diocesi di Mazara, Angelo Giurdenella. Benvengono queste giornate dove si mettono in evidenza uomini che si sono spesi per il bene comune, per la giustizia e per la legalità, come il prefetto a cui oggi viene dato questo alto riconoscimento. E al consigliere comunale di Mazara del Vallo Randazzo, ai domiciliari con l'accusa di ricettazione per aver cercato di vendere al fotografo Fabrizio Corona e al giornalista Moreno Pisto documenti riservati sulla cattura di Messina Denaro, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP. Il consigliere avrebbe proposto l'affare a Corona, che è indagato per ricettazione, promettendogli scoop clamorosi in cambio di 50.000 euro. Si tratta dell'ennesimo capitolo della vicenda legata alle indagini mai completamente chiarite sulla latitanza del boss durata 30 anni. Tensione a Lampedusa dopo le risse e le fughe di giovani migranti dall'hotspot. Intanto sull'isola la questura di Agrigento scopre 16 strutture ricettive e turistiche irregolari. Davide Sardo. Weekend di risse, fughe dall'hotspot, sbarchi e controlli del territorio da parte delle forze dell'ordine. Lampedusa non si fa mancare nulla in questi giorni. Nel centro d'accoglienza si è scatenata una rissa tra minorenni tunisini e sudanesi. Sono stati almeno un centinaio i migranti coinvolti. A recuperare l'ordine sono stati i poliziotti in servizio nella struttura. I feriti, non gravi, sarebbero una quindicina. In tanti hanno subito ferite e contusioni alla testa a causa di una fitta sassaiola. Sono stati curati dai sanitari della Croce Rossa italiana. La Croce Rossa sta continuando a garantire sia i servizi sanitari che alla persona, che tutte quelle attività e attenzioni che stiamo prestando a tutte le persone in arrivo. Intanto i residenti e i turisti invocano maggiore sicurezza alle forze dell'ordine. I controlli sull'isola ci sono e sono stati intensificati da quando Emanuele Ricifari è a capo della questura di Agrigento. L'ultimo minutoraggio riguarda le strutture turistiche e ricettive a Lampedusa ed il risultato è allarmante. Il dato che sorprende è che a Lampedusa su 16 controlli, 16 irregolarità, 16 B&B non registrati, del tutto al di fuori della legge, del tutto al di fuori dei versamenti all'erario, del tutto non autorizzati, del tutto fuori controllo dal punto di vista sanitario. Ed ancora a Lampedusa un bimbo di 2 anni è caduto in acqua durante lo sbarco sul molo Favarolo ed è stato salvato dalla finanziere Luigi Coppola, che ha evitato una nuova tragedia. E ancora in fiamme la zona di Monreale vicino a Palermo, i roghi minacciano le abitazioni. Da ieri sera alcuni residenti della zona più a nord hanno abbandonato le case per mettersi al sicuro. Al lavoro ci sono 4 squadre dei vigili del fuoco, la forestale e anche mezzi aerei, perché le fiamme hanno raggiunto pure zone particolarmente impervie e difficilmente raggiungibili via terra. In queste ore di caldo record fiamme anche a Baida, Partinico e San Giuseppe Jato, sempre nel palermitano, dove per la giornata di oggi l'allerta incendi della Protezione Civile è rossa. Bollino rosso anche per le province di Enna e Trapani, arancione per le altre. Avvistato qualche ora fa nelle acque dello stretto di Messina il cadavere di un uomo, probabilmente con indosso il costume da bagno. Il traffico dei traghetti è stato temporaneamente bloccato in attesa del recupero del corpo. A Messina è caccia agli incivili che abbandonano i rifiuti sui colli Sarrizzo.
pronte le telecamere personali, ma intanto la Polizia Municipale ne ha individuato uno in maniera alquanto singolare. Tra i rifiuti c'era il quaderno scolastico del figlio, Francesco Triolo. A Messina è lotta agli incivili e alle discariche abusive. L'attenzione degli uomini della Polizia Municipale si è concentrata nei giorni scorsi sui Colli Sarrizio, dove i messinesi si recano per trovare un minimo di refrigerio. Dopo le discariche abusive individuate alle quattro strade per le quali sono scattate multe e denunce penali, trattandosi di rifiuti speciali, la Polizia Municipale ha trovato un cumulo di rifiuti a cui era stato dato fuoco, proveniente dall'abitazione di una famiglia residente in centro. A tradire i proprietari degli oggetti parzialmente bruciati è stato il rinvenimento di un quaderno scolastico del figlio sfuggito al fuoco, dove c'erano scritto il nome, il cognome, ma anche la classe frequentante e la scuola. Così i vigili urbani comandati dal commissario Giovanni Giardina si sono presentati a casa e hanno notificato al capofamiglia una multa da 600 euro. Scattata inoltre anche una denuncia penale a suo carico, con cui veniva contestato anche il fuoco innescato all'interno di un'area boschiva e in un periodo in cui è vietato accendere anche un solo fiammifero. Le indagini stanno cercando di appurare se la famiglia si sia liberata autonomamente dei rifiuti o se si sia affidata da qualcuno per liberarsi del contenuto di una cantina o di un ripostiglio. A prescindere però da chi ha avuto il compito, la responsabilità è sempre in capo alla famiglia. Non sono i primi rifiuti rinvenuti sui Colli Sarrizio, trasformati da tempo in discarica abusiva a cielo aperto. Il 5% dei messinesi infatti non effettua la raccolta differenziata e lascia i rifiuti, anche quelli pericolosi, sulle montagne. Aumentati i controlli, arriveranno nelle prossime settimane anche delle telecamere in posti strategici che registreranno giorno e notte. Ultimi giorni di reddito di cittadinanza per i molti percettori. Ad agosto una parte dei beneficiari del sussidio saranno infatti esclusi dopo le modifiche del governo Meloni sulla misura. Abbiamo incontrato alcuni di loro a Palermo. Marco Gullà. Io ho 49 anni. Da luglio in poi non so quello che dovrò fare. Ad agosto sicuramente avrò problemi con il mio padrone di casa, non so se mi butterà in mezzo alla strada, non so quello che farò ad agosto, vado a dormire in mezzo alla strada. Lui è Antonio Palermitano, come tanti altri percettori del reddito di cittadinanza, essendo un occupabile, da agosto non percepirà più il sussidio. Secondo una stima dell'Ufficio parlamentare di bilancio, gli esclusi sarebbero il 22,9% delle persone che oggi risultano beneficiari della misura. Si parla di oltre 500.000 cittadini che da luglio o dai mesi successivi non riceveranno più l'assegno sulla carta dedicata. Da settembre mi daranno un assegno inclusione di 350 euro. Io pagando di 400 euro di affitto al mese, che devo fare? Mangio o mi pago l'affitto? Chi non riuscirà a pagare neanche la casa, logicamente, con tale miseria, è normale che dovrà andare a vivere in mezzo alla strada. Cioè, chi ha una macchina andrà a vivere in una macchina. E io che la macchina non ce l'ho. In Sicilia ci sono 500.000 percettori di reddito di cittadinanza. Quante offerte di lavoro invece ci sono? E ci sono soltanto 113 offerte di lavoro per oltre 500.000 siciliani che percepiscono il reddito di cittadinanza. Considerate che di questi 160.000 già a partire da luglio perderanno il diritto del reddito di cittadinanza, ad agosto intanto non avranno completamente nulla e da settembre percepiranno soltanto 350 euro al mese. Percettori preoccupati e con tanti dubbi. Diciamocela tutta, si ritornerà al lavoro nero sfruttati molto molto di più rispetto a prima, perché naturalmente, come si dice in siciliano, si prende la forchetta, si andrà a infilzare molto di più rispetto a quello che era prima. Noi vogliamo il lavoro, dopo il lavoro ci sarà la sospensione del reddito, ma fino ad allora assolutamente non è giusto lasciarci così, proprio in balia della fame. O questo governo ha deciso di che morte dobbiamo morire. Di fame. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio parleremo dei ritiri di Catania e Messina. State con noi. Eccoci insieme con il calcio. Il Catania prosegue il suo lavoro sotto lo sguardo attento del nuovo allenatore e della nuova dirigenza al gran completo. Settimana importante per il mercato, mentre Pellegrini parla del nuovo tecnico e anche del futuro. Marco Carri.
Nel vivo il ritiro di Zafferana, nonostante il gran caldo, squadra che si allena due volte al giorno, parte iniziale della mattinata e ultime ore del pomeriggio. Lavoro atletico, di ripresa, ma anche i primi dettami tattici che arrivano da Tabiani. Un modulo, il 4-3-3, che resta identico, ma che avrà un'interpretazione diversa. Anche i tifosi hanno voluto salutare i giocatori in serata, circa 200 presenze a Zafferana davanti la sede del ritiro. Durante le prime sedute presenti anche i massimi dirigenti, il vicepresidente Vincenzo Grella, il direttore generale Luca Carra e ovviamente il direttore sportivo Antonello Laneri, che nel frattempo lavora a fari spenti sugli ultimi colpi di mercato, a parte l'ufficializzazione di Popovic. Quattro sono importantissimi: il portiere, i difensori centrali, ne arriveranno due, e l'attaccante di categoria superiore annunciato dal DS. Del nuovo tecnico Tabiani parla così il presidente Pelligra. Il nostro mister è forte per noi, aiuta noi a portare avanti, a dare fiducia a lui, e lui ne porta una squadra benissima e forte. E siamo tanto contenti anche di far vincere. Pelligra, questa volta in inglese, ritorna anche sulla situazione stadio e centro sportivo. Incredibile, abbiamo già lavorato un anno, ma un progetto come questo è un progetto lungo, prende tanto tempo. Non vediamo l'ora di rivelare anche voi della stampa e tifosi quelli che sono i prossimi passaggi. Il piano cambia nel quotidiano, ne parlo ogni giorno col mio staff. Niente, ogni giorno è molto emozionante, non vediamo l'ora del giorno successivo. Da ieri il Messina è in ritiro in Sila a San Giovanni in Fiore, dove rimarrà fino al 7 agosto. Organico giallorosso incompleto in tutti i reparti, con 21 convocati ma tanti giovani. Sergio Colosi. Nel ritiro di San Giovanni in Fiore il Messina prepara da ieri il suo terzo campionato consecutivo in Serie C. Sulla carta sembra ancora più difficile rispetto a quelli delle due salvezze. Il presidente Sciotta ha consegnato infatti al tecnico Giacomo Modica una rosa carente sia sotto il profilo numerico che qualitativo. Ai 7 calciatori sotto contratto della scorsa stagione si aggiungono appena 5 acquisti. Si dirà che la trattativa Sciotto-Mannino per la cessione del club abbia fatto slittare i tempi organizzativi, ma è altrettanto vero che da 2 settimane il Messina è sul mercato ed è riuscito a tesserare soltanto i difensori Vincenzo Polito e Marco Manetta, rispettivamente dal Potenza e dal Taranto, l'attaccante Michele Mausso ex Picerno, il centrocampista di 21 anni Giulio Frisenna dall'Licata e il terzino Damiano Lia dalla Vibonese, club dal quale dovrebbe trasferirsi in giallorosso anche Domenico Anselmo. Dei riconfermati invece il capitano Nino Ragusa e il portiere Fumagalli hanno comunicato a Modica la volontà di rimanere, mentre il tedesco Kragel e il difensore Ferrara sembrano in partenza. Rientrati per fine prestito i giovanissimi Nicosia, D'Amore e Quartarone. Tante trattative, ma il budget limitato porta a discutere con l'Avellino per la punta Mamadou Tunkara e con il San Luca in Serie D per Ariel Reinero. Tanti giovani scommesse per la categoria, poche certezze, se non quella che non è questo il Messina sognato dai tifosi e che le prossime settimane di mercato non potranno stravolgere questa realtà. Che succede a Catania? In pochi giorni, arsa dal sole di Caronte, sembra essere precipitata davvero in un girone dantesco. Prima l'incendio agli arrivi di Fontanarossa, che ha generato, oltre alla fuga e alla paura di domenica notte, uno straordinario caos organizzativo e una costante incertezza nelle informazioni per i viaggiatori in cerca di ripiego. Inefficienze che hanno rapidamente coinvolto gli altri aeroporti dell'isola, mandandoli in tilt. All'ottavo giorno d'arrogo, avete sentito nel servizio appena andato in onda, a Catania la situazione non è cambiata, anzi è peggiorata. Come non bastasse, ecco mezza città senza acqua e al buio per il caldo straordinario che ha usurato gli impianti elettrici dell'Enel. Sapete perché? Perché i dirigenti della Sidra, che è l'azienda che gestisce la distribuzione dell'acqua a Catania, non hanno mai pensato negli anni di dotare le stazioni di pompaggio di gruppi elettrogeni di continuità, quelli fatti apposta per fronteggiare qualsiasi emergenza, cosa che invece avviene in tutte le città, in tutti i comuni del mondo. I dirigenti di queste due importanti aziende alzano le braccia come se la cosa non li riguardasse e si trattasse di eventi ineluttabili, imprevedibili. Ma io mi domando, hanno mai sentito parlare di disaster recovery, le procedure che in tutte le imprese vengono studiate per fare fronte a eventi eccezionali?
Intanto la politica urla, litiga e inutilmente, senza che in realtà accada niente, in perfetto stile Gattopardo. Eppure tutto è andato e continua a andare come peggio non si potesse immaginare. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.